Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura del nostro TG oggi non potevano mancare le elezioni amministrative 2011 a Ragusa e Vittoria, anche se ancora mancano parecchie sezioni dallo scrutinio finale. Nel capoluogo il sindaco uscente Nello Di Pasquale quasi certamente sarà riconfermato, mentre a Vittoria si profila un ballottaggio tra Giuseppe Nicosia e Carmelo Incardona. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Nello Di Pasquale verso la riconferma. A Ragusa non ci sarà quasi certamente bisogno del ballottaggio per stabilire il nuovo sindaco della città. Per il primo cittadino uscente la percentuale di preferenze sfiora il 60%. Intorno al 35% invece il candidato del centro-sinistra Sergio Guastella. Intorno al 6% Salvatore Battaglia, candidato dell'MPA. A Vittoria in vantaggio il sindaco uscente Giuseppe Nicosia, anche se nella città eparina ci sarà bisogno del ballottaggio. Il contendente sarà quasi certamente Carmelo Incardona, candidato del centrodestra. Nicosia, quando ancora mancano diverse sezioni da scrutinare, si attesta intorno al 38%. Incardona più indietro si ferma intorno al 26%. Terzo incomodo Francesco Aiello, che per adesso si aggira al di sopra del 20% e potrebbe insidiare Incardona per arrivare al secondo turno. Più staccati invece gli altri 5 aspiranti primi cittadini. Salvatore Garofalo si attesta intorno al 7, Salvo Barrano al 3, Pasquale Ferrara e Gianni Cirigliaro al 2,5, mentre Salvatore Papa non arriva nemmeno all'1%. Troppo presto invece per fare previsioni per i risultati delle singole liste, visto che i dati arrivano a rilento. Ci spostiamo adesso a Comiso. Si è svolto sabato pomeriggio il comizio del Partito Democratico in piazza Fontediana. Dopo 3 anni di amministrazione Alfano, il segretario del PD, Gigi Bellassai, ha voluto fare il punto sullo stato di salute della città. Tanti nel discorso pronunciato i punti toccanti. Vediamo il servizio. Comiso, città ad un binario morto. Questo è lo slogan che è fatto da leitmotiv al comizio del Partito Democratico tenuto sabato pomeriggio in piazza Fontediana. A parlare dal palco è stato il segretario cittadino del PD Gigi Bellassai, affiancato dai dirigenti locali, dal segretario provinciale Salvo Zago e dal deputato regionale Pippo Di Giacomo. Tanti punti toccati nel suo discorso da Bellassai. Innanzitutto la questione che riguarda il piano regolatore e l'edilizia, ma anche la viabilità e il decoro urbano. E Bellassai non poteva fare a meno di toccare anche la situazione economica delle casse dell'ente e il futuro della città casmenea che, come è stato ripetuto più volte, sembra arrivato ad un binario morto. Basta guardare quella che è diventata Comiso oggi, con Alfano e la sua amministrazione. Vi ricordate, dicevamo che Comiso era una locomotiva che correva verso il futuro. Questa locomotiva Comiso oggi è stata condotta, Massimo, è stata condotta intrappolata in un binario morto. Lo leggete qua, il binario morto, le foto, l'immagine, è quella la città nella quale noi viviamo e soffriamo vivendoci. Si è perso prestigio, qualità della vita e proprio oggi, in una drammatica crisi nella quale siamo, la più difficile della nostra generazione, vediamo che loro sono fermi al palo. Problemi nell'edilizia, problemi nell'agricoltura, problemi nel commercio, problemi nell'artigianato. Nessuna opportunità per i nostri giovani, i quali scappano, vanno via. Il Partito Democratico, insieme alle altre forze di opposizione, è pronto a prendere per mano il futuro della città per dare la svolta e segnare il cambiamento dopo questi 3 anni di amministrazione Alfano. E dalla politica passiamo adesso alla cronaca. La squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla strada statale 115 Vittoria-Gela in prossimità dell'incrocio per Acate, al limite fra le province di Ragusa e Caltanissetta, per un incidente stradale occorso ad una Lancia Y10 all'interno della quale viaggiava in direzione Comiso una ragazza di 18 anni. I vigili del fuoco hanno disincastrato dalle lamiere la ragazza, che è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. Sul posto anche il personale della Polstrada per i rilievi di competenza. Ed è stato siglato il disciplinare d'incarico per il progetto di rifunzionalizzazione della linea ferroviaria dismessa Siracusa-Ragusa-Vizzini-Valdanapo. Vediamo. Firmato il disciplinare d'incarico per la progettazione esecutiva della nuova pista ciclabile che sorgerà nella tratta dell'ex ferrovia secondaria che va dall'antica stazione di Chiaramonte al bivio di Gerratana. A firmare l'atto l'assessore provinciale al territorio ambiente Salvo Mallia e la ditta aggiudicataria di Perugia, che entro 30 giorni dovrà consegnare il lavoro ultimato. Con la progettazione esecutiva, afferma l'assessore Mallia, passiamo alla fase operativa dei lavori di realizzazione della pista ciclabile. Alla consegna del progetto seguirà